Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornati. Sì, sono loro. Sì, nuovi. Sì, sono i Monster Flex Combat. E vai, mamma mia, non sto più nella pelle. Ma poi quanto è carino e coccoloso questo panda. Carino e coccoloso? Ma dove? Non vedi che è ferocissimo? Vabbè, per me è carino e coccoloso. E si tratta di una vasta collezione di mostri con armi e armature intercambiabili. Nuovo beh! E vengono tutti dal pianeta Diramish, giusto? Esatto, vengono tutti dal pianeta Diramix. Questo invece è il magazine. E cosa c'è all'interno del magazine, Ishk? All'interno del magazine abbiamo l'indice. Oh, anch'io ho l'indice! Guarda, e ho persino il mignolo! Arex, spostati! Non parlavo dell'indice inteso come dito. Ah, giusto, scusa! Poi abbiamo tantissime curiosità interessanti. I fumetti di Spillo l'amico coccodrillo. L'elenco delle creature che possiamo trovare. I fumetti di Super Bea. Altre curiosità sui mostri. I fumetti di Julius. E basta! Wow, tutte queste cose in un fascicoletto così piccolo. Proprio così. Ma ora andiamo a scoprire i nostri nuovi amici. Eccoli qui. Mamma mia, quanti sono! Mamma mia ragazzi, ma sono davvero tantissimi. E sono tutti rinchiusi all'interno di queste buste, giusto? Proprio così, Arex. Aspettano solo di essere liberati. E allora liberiamoli, dai. Bene, iniziamo subito. Oh mamma, e questo chi è? Questo deve essere il mostro di ghiaccio, ma credo stia dormendo, vediamo un po'. E infatti è proprio lui. E questa invece è la sua arma. Nuova beh, ma è una spada di ghiaccio. Guarda che bella. Giun. Sì, non la agitare troppo, Arex. Ma è troppo bellissima. Sì, ho capito. Ma guarda quanto è appuntita la punta. Sì, ok, Arex, ma allontanala dal mio naso. Mamma mia, mi piace un sacco. E come vedete, ragazzi, le armature si possono togliere. Ecco qui. E possiamo anche metterle addosso ad un altro Monster Flex. Ah, ma che fai, mi spogli? Oddio, ma sei sveglio. Ridammi subito la mia armatura. Sì, certo, scusami. Ma te guarda questo. Cioè, da non credere, essere denudati da un tirannosauro. Ecco fatto. E la mia spada? Dov'è la mia spada? Ladri! Eccola qui la tua spada. Ridammela subito. Sì, un attimo. Ah, meno male. Ora mi sento meglio. Quindi tu sei il mostro di ghiaccio, giusto? Sì, sono il mostro di ghiaccio e voi siete dei gran maleducati. E dai, non lo facciamo più. E state molto attenti perché la mia spada è speciale. Guardate qui. Oh cavolo! Avete visto? Si illumina al buio. Oh mamma, un po' come la spada del Signore degli Anelli. È una delle spade più potenti e resistenti che ci siano. Perciò fate molta attenzione. Ok, signor mostro di ghiaccio, non la offenderemo più, ok? Dai, bastatore, liberiamoli tutti. Ed ecco a voi la squadra al completo. Mamma mia, sono tutti così epici. Tutti con armature e armi diverse, sono favolosi. Dai, è arrivato il momento delle presentazioni. Tu chi sei? Io sono il mostro di petrolio e sono un gladiatore. Cioè, quindi sei un gladiatore fatto di petrolio? Ma che figata! Esatto. E se proprio vuoi saperlo, sono anche in grado di deformarmi. Posso cambiare forma quanto voglio e non ho problemi a tornare del mio aspetto originale. E questa è la mia arma. E come potete vedere, è una palla chiodata. È super letale, perciò vi conviene fare molta attenzione. Mamma mia, e anche la tua armatura è molto bella. Ti sta benissimo il rosso. Oh, grazie, sei molto gentile. E tu invece chi sei? Io sono il mostro pesce cavaliere e semino il terrore sia in acqua che sulla terraferma. Questa è la mia armatura e questa è la mia pericolosissima balestra. Vedi? Te l'avevo detto io che era pericolosissimo andare in palestra. Non ha detto che è pericolosissimo andare in palestra, Arex. Ha detto che ha una pericolosissima balestra. Lo so, ma te l'ho sempre detto io. La balestra è pericolosa. Cioè, metti che ti sforzi troppo e ti escono gli occhi di fuori, o che ti scappa la cacca mentre corri sul tapiruran, o che ne so, che ti cascano i pesi sul piede. Oh, la palestra è pericolosa. Sì, ma non ha detto palestra, ha detto balestra. Ah, ok,
vabbè, anche la palestra è pericolosa. Ma va! E tu invece? Oh mio Dio, ma questo è dorato! Arex, è dorato! Oh, ciao Donato! No, non ho detto Donato, ho detto dorato! Ah, ok, ciao Dorato! Ma non si chiama dorato! È dorato nel senso che è ricoperto di oro! È un pomodoro! Io sono il Gargoyle Cavaliere! Ah, è un barbiere! È un cavaliere, Arex, è un Gargoyle Cavaliere! E sono completamente ricoperto di oro! Così come la mia armatura e la mia potentissima spada! Mamma mia, quanto è bello questo Donato! Tu invece come ti chiami? Io sono lo scheletro medievale, ma sono più uno spettro che uno scheletro, perché guardate cosa so fare! Oh mio Dio, che paura! Caspita, ma si illumina al buio! Che spettacolo! E questa è la mia armatura d'argento, ma il pezzo forte è la mia spada teschio. Guardate qui! Accipicchia, sembra pericolosissima! E lo è! Altro che se lo è! E tu invece chi sei? Come chi sono? Non mi riconosci? Sono sempre io, il mostro di Frankenstein! Ah, scusa, è che sei un po' diverso! Beh, sì, ho cambiato look! Vi piace la mia nuova armatura d'argento? Sì, è bellissima! E questa è la mia nuova pistola! Bella, eh? Sì, bellissima, basta che non ce la punti addosso! Tu invece come ti chiami? Io sono lo Yeti di ghiaccio! Sono ricoperto di peli dalla testa ai piedi! Secondo me gli ci vorrebbe una ceretta! Nah, è bello così! E questa è la mia mazza chiodata! Wow! Io invece sono il lupo soldato! Questa è la mia armatura azzurra! E questa è la mia arma! Perciò non vi conviene sfidarmi! Senza contare che ho anche dei denti super letali! Ah! Avete visto? Beh, ma lui non è l'unico lupo della squadra! Ci sono anch'io! E tu chi sei? Io sono il lupo dello spazio! Il mio manto è completamente bianco! E la mia armatura, beh, è costruita con armi aliene! E questa invece è la mia spada laser! Io invece sono lo zombie! E anch'io vengo dallo spazio! E a differenza degli zombie terrestri, io so fare questo! Oh mio Dio, aiuto! Oh cavolo, ma è spaventosissimo, lo adoro! Avete visto? Mi si illumina persino il cervello! E questa invece è la mia super armatura! E non è finita qui, perché ho persino la pistola laser! Ta-da! Bella, vero? Ed è anche incredibilmente letale! Che ha detto, Vastatore? È già Natale! No, ha detto che la sua pistola laser è letale! Ah, ok, ok! Io sono l'orso samurai! Questa è la mia armatura, rossa come il sangue! E questo è il mio pugnale Sai! Quindi fate attenzione! Non vi conviene farmi arrabbiare! Io invece sono il panda samurai! E no, non sono quel tipo di panda che mangia bambù! Anzi, sono una creatura assetata di sangue in grado di papparvi in un sol boccone! Questa è la mia armatura dorata! E lei invece è la mia spada speciale! E anche lei è tutta dorata! Che ha detto? Gli piace l'insalata? No, ha detto che la sua spada è dorata. Ah, ok. Io sono il mostro di fuoco. Sono ricoperto di fiamme dalla testa ai piedi. E persino la mia spada è fatta di fuoco. E questa invece è la mia possente armatura. Io invece sono Nettuno, il dio del mare. Come si chiama quello? Si chiama Nettuno. Nessuno. Oh, ciao Nessuno. No, Nessuno è Ulisse, è una mia vecchia conoscenza. Io invece sono Nettuno. Non ho capito, chi è questo Nessuno? Ulisse. E chi è Ulisse? Ah, mi tocca sempre raccontare la stessa storia. Allora, io ho un figlio, si chiama Polifemo. Ah, quello con un occhio solo? Il ciclope. Un giorno Ulisse disse a mio figlio di chiamarsi Nessuno e poi lo accecò nel sonno. Cioè gli cecò l'unico occhio che aveva. Esatto. E quando mio figlio andò a chiedere aiuto, iniziò a gridare:
Nessuno mi ha accecato! E quindi tutti quanti hanno creduto che non l'avesse accecato nessuno! Esatto, perché Ulisse è furbo! Capito, capito! Vabbè, tutto questo per dire che io non sono nessuno, sono Nettuno! Come? Nettuno! Sì, ok, però non mi sputare! Nettuno, Nettuno! Ho capito, ma mi stai facendo la doccia! E questo invece è il mio tridente! Guardate che spettacolo! Oltre ad essere super appuntito, è anche dotato di incredibili poteri magici! Io invece sono la bestia di fuoco! Il mio pelo scotta come fiamme incandescenti! Così come la mia armatura! E questa è la mia ascia di fuoco! Ammiratela! Ammiratela tutti! Io invece sono la mummia gladiatore! Vengo dall'antica Grecia, ma il mio cuore appartiene all'antico Egitto! La mia armatura è dorata e possente, così come il mio bastone cobra! La sua inesauribile magia farebbe tremare gli dei in persona! Ammiratelo! Scusami, signor mummia gladiatore! Dimmi pure, scheletro medievale! Non ho potuto fare a meno di notare la tua armatura! È molto molto bella! Oh, grazie! Sei molto gentile! Anche la tua è niente male! Oh, grazie! Che ne diresti di fare uno scambio? Beh, con piacere! Dopotutto, mi hanno sempre affascinato le armature d'argento! Io invece adoro le armature dorate! E poi ogni tanto fa bene cambiare un po'! Ecco qui, questa è per te! Oh, grazie mille! Questa invece è per te! Wow, che bella! Ehi, devo dire che l'argento non mi sta male! Vero! È proprio il tuo colore! E a te il dorato dona un sacco! Dici? Beh, effettivamente mi ci voleva un po' di colore addosso. Sono un po' in dubbio sul mio bastone adesso. Il suo colore oro non si abbina molto bene alla mia armatura argentata. Ehi mummia, se ti va facciamo a cambio. Tu mi dai il tuo bastone cobra e io ti do la mia mazza chiodata. Ok signor Yeti, ci sto, prendi pure il mio bastone. Oh, adesso va meglio. Wow, è molto molto bello. Grazie amico. Grazie a te. Tu invece mi dai la tua ascia di fuoco. E tu mi dai la tua pistola laser. Sì, facciamo uno scambio. Affare fatto. Grazie! Oh, niente male! Molto molto bella questa pistola! Mi piace quest'ascia! Ehi, quella la volevo io! Beh, mi dispiace, ormai è mia! Ma non è giusto, ci sono tantissime armi! Scegliene un'altra! Ma sceglitene tu un'altra! Questa è mia ora! Ma la volevo io! Beh, peggio per te! Dammi subito quell'ascia o assaggerai la mia spada laser! Beh, non ho paura della tua spada laser, fatti sotto! Prendi questo, e questo, e questo! Ehi, ehi, voi due, smettetela di litigare! Ma no, lasciali fare, Arex! Mi piace vedere come fanno la lotta! Sì, vabbè, sei sempre il solito vastatore! Bene, ragazzi! Il video finisce qui! Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questi nuovi Monster Flex Combat! Diteci qual è il vostro preferito! E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti! Così mi fai male! Così impari! Oh, ma basta! Smettetela voi due!